Elisabetta, ecco qui il famoso cartello che tu non hai mai visto. Non posso essere invece una bella foto, vai, tutto si può. Spinto al mare, può essere, può essere anche quello, può essere anche quello. Può essere anche cheese. Che sono state fatte. Oh, avevamo rovinato la foto? Ecco, vedi, questo qui è il famoso cartello che abbiamo fotografato tante volte. È che io non. La trincea in curva è più o meno tra i numeri 2 e 1. Non c'è una menzione della ferrovia, no? Come no, c'è scritto Parco ex ferrovia Domagnana Arboreto di Nazca. Se la vedi, dipende, no? Analfabetismo di ritorno. Ah sì, no, nulla, c'è Posciacosco, quello prima di lui. Perché la concessione era vecchia. I binari? Era del 2000. Era vecchia. Ah, sono battuti, è battuto il becco. Allora, qui vedrai tante cose che, che finora hai visto solo in foto. Quello è il famoso albero che faceva. È quello lì. Ma ce n'è anche un altro, mi sembra. Ma questo cosa ha fatto? Ecco, laggiù, non so se vedi, sono quei famosi pali a elmo. Laggiù, sì. Più o meno noi abbiamo parcheggiato lì vicino. Adesso vediamo se riesco. Dai. Sì. Sembra un'inezia arrivarci. Allora, adesso facciamo un bel curvone. Ecco, allora, i famosi binari. Per foto di gruppo. Sì, ma dove? Sì. Alla trincea in curva. Alla trincea. Alla trincea, dai. Va bene, trincea. Allora. Trincea. Alla Stefano, via quell'albero di spostarsi che deve passare il treno. Via, albero, tot de cazzo. Vai, vai. E lo ripeto anche questa. Vai, vai, tot de cazzo. C'è tutto sto giro per arrivare là alla fine. Tutto giro per arrivare alla sì, dobbiamo parcheggiare la macchina prima. Fiuma. Fiuma. Non lo voglio, però. Guarda che se volete che censuri mi dovete pagare, se no io metto tutto com'è, quello che avete detto va a finire tutto su YouTube. Io non ho detto niente. Sicuro? Io non sono mai stato qui oggi. No, infatti, oggi che è il 3 agosto 2011, Stefano non è qui. È un effetto che ho fatto io con, come si chiama quel programma? C'è un programma di Adobe per fare questi effetti col chroma key. Quindi tu non sei qui adesso. A vedere la rotaia. La rotaia. E qui la rotaia via tutte, Ti avvia tutte adesso, eh? È trasformata in cosa? Tutto il museo? Tutto il museo. Dai, qualcuno lasciamola qua, sì, no? Dai. Paolino. Qui il muro di contenimento sta. Qui c'è un muro di contenimento che si sta andando in vacca. Ecco, qui bisogna provvedere al palo. No, adesso qui c'è una cosa, qualcuno mi spiega come hanno fatto a infilarci una bottiglia di plastica qui dentro? Bello, è successivo alla guerra. Forse c'era lo Iron Squeeze, sto palo viene giù, Allora dice a me, io cosa posso fare? Già una spinta. Gli do una spinta con la mano, che faccio? Ma no, sentiremo con lui, perché questo spinge sotto lì sono fradici. Quello non è un osso umano, no? Quel coso lì, no? Non è un osso umano. Quello lì è la tibia di una mucca. La tibia di una mucca. Insomma, qui bisogna avvisare chi di dovere che qui sta crollando tutto. Viene giù, Se spinge ancora un po' questo viene giù. Allora, qui vediamo il corso per fare la popò, come si fa la popò. Vi sedete qua e fate la popò in base a questi disegni? Sono tre fasi, vedi? Tre fasi per fare la popò? Sono tre fasi. La prima è quando... Quando dopo che l'hai fatta, guardi, oddio, non l'hai fatta così tanta. La seconda ti dietro, no, non ci credo. La terza dici, no, non è possibile, non ne ho fatta così tanta. Anche questa è andata. La terza si riprova. E invece l'ultima che dice, oddio, ancora? Ancora. E via. Allora, proseguiamo. Io non riesco a capirlo, sta pendenza qui. Ecco, sta pendenza. Cioè, è troppo accentuata. Qui è successo qualcosa. Qui secondo me è franata. C'è perché... stata una frana qui, dai. Tanto perché questo... anche il palo è più basso. Sì, non poteva essere così. Va bene, bene. Però non quindi... si è spostate, proprio... Cioè, è proprio scesa. Scesa giù. Queste cose vanno documentate, bene, bene. Sì, perché... Sì, perché questa non... Strano, non potrebbe essere stato il bombardamento ma che... Ma vedi, qui, no? Però, lo strano è... Non è calato che... quello... O... Si è alzato quello? Si è alzato questo, perché... Guarda, non è su tutto il piano. Perché
Cheese. Giù leggermente. No, ma ora che però, scatta, passa tre ore perché mezza scarica. Sì, via, però, questo è rimasto. Però, guarda, là non è che c'è l'avvallamento, quindi è questo che è venuto giù. Qui io lo vedo di cioè mi sembra strano che si sia alzato. Oh, boh, no, che si sia alzato perché ci è venuto giù, però ci sono le rotaie. Esatto, cioè il piano comunque se guardi l'altezza del palo più o meno è giusta. Ma però lo strano è perché poi là è tutto il piano. Anzi, questo quindi dirò che sembra un pelo basso. Secondo me, adesso magari dico una cazzata, lì hanno spianato apposta, però secondo me qua ti veniva sufficiente. C'ha la traversina di là, non so come si chiama. No, no, quella l'han girata. E i binari lì sono laggiù? No, questa è girata. No, no, l'han girata quella, la mensola. È stata girata? Sì, sì. Perché i binari sono qua giù, sono. Ma i binari li hanno spostati, no, probabilmente. Ma infatti qua ce ne sono un po'. Sì, posta, un binario senza, un mezzo sì, serpentino. Sì, che abbiano magari passato una fogna, una talapesca, cosa c'è. Vedi, qui ci hanno lavorato. Però è strano, c'è un dislivello. Sì, no, pensavamo questo strano dislivello che c'è da sopra e sotto. Perché lì non, il piano è qui. Un treno non poteva fare così. È come se ne mancasse un pezzo che l'hanno... No, perché doveva essere più... Bisognerebbe chiedere a quelli lì di quel forum che ci hanno massacrati l'altra volta. Forse comunque lì è un po' altino, eh? È troppo, mi faceva. No. Quindi lì è più alto. Neanche qui nella più... montagna. Non è che passava di là. Appunto, perché di là poi, tra l'altro, lì c'è no, il buco. No, perché il palo è là, poi vedi. Possibile. Questo si è girato perché ha detto, no, non vedo più un treno, basta. Si è girato. Oppure ha visto che venivano quelli lì a spostare perché le lenze. C'è dirupo, ecco perché non sono andato a fronte. Probabilmente ha detto, Costa, questi vengono a mutilarci tutti, via, io mi giro, ti ecco. Ah, ecco, questi sono i famosi che discutevamo, pezzi di binario girati, no. Questi, no, Elisabetta... pezzi di binario sono di là. Eccoli qua, allora, prego, illustraci cosa sono questi due manufatti che l'hai sempre visti in foto. Sono le catene dei passaggi a livello. Eccoli qua. Quindi qui una volta c'era una catena. Ta 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 ta. A che livello? A che livello? A livello, ma a che livello? Che livello? Quindi vediamo, sotto il cippo di cemento. Probabilmente passava da lassù il quindi fattore. Quindi qui c'era una strada? Sì, sì, per andare in campagna, ma ce n'erano diversi di quelli. No, la strada. Passaggi sì, un sentiero. Del contadino, sì. Passavano con i carri. Voglio essere portata di fianco, col succo in mano, poi è fantastico. Col succo in mano, capo, dai. La sua libido. L'avesse detto ero così dai, freddo, una frase così. Tutto il mondo, tutti i tuoi fan. Wow. L'avesse detto ero così freddo, una frase così. No, questa qui però è la più bella. Controlla che non mi sia venuta mossa, però perché con la mano con la sinistra. Là, Seppiolandia laggiù. Eh? Seppiolain. Seppiolandia ho detto, non Seppiolain. Sì, noi sono i seppiolini. Seppiolandia viene da Seppiolain, eh? Allora è chiarito la nave bar e l'altra lui, non no, non l'ho che... fatta, non potevo. Ma noi li abbiamo incontrati in giro, in macchina, eravamo tutti in bici, erano. Io ho fortuna che... Eccole qui un altro... Portachiavi? Un portachiavi. Però è vero che è una roba buona, dai. Alle 10:30 sono venuta via, ma... Questo invece fa vedere come si fanno le scoregge. Allora, parti dall'uno e stai in piedi. Ti pieghi a 90, ne molli uno e poi dopo torni su. Sì, perché dopo diventa... Che è lo scorreggiometro. No, ma hai sentito prima? No. Il primo disegnino di... Vedrai tutto su YouTube. Ah, sì, sì, vedrai sì. Tutto su YouTube. Sì, sì. Ogni tanto ci sono sti cartelli che insegnano a fare le cose che uno deve sapere nella vita. Vabbè, magari le fai sbagliate, te che ne sai. Appunto, per quello ci sono... Oh, qui ci sono le talpe. Queste sono cose di talpe, vai, dico la mia cavolata. Saranno tane di talpe? Questi? Queste qui sono zolle di terra che sono venute di là. Ho detto che dicevo la mia cavolata, l'ho detto, lo l'ho vedi detto. Che musichetta.